alzati e cammina, dice a noi ora Gesù, è tempo di partire, dai, vieni anche tu. Diciamo basta a chi ci dice che tutto è libertà, che per i figli non c'è il diritto ad una mamma ed un papà. Innalziamo i nostri cori per cantare la verità, le nostre armi saranno i fiori per difendere la civiltà. Siamo col candidato sindaco D'Angelo. Melito, Melito, la sua città, ma questa candidatura, qual è la vera ragione che l'ha spinta alla sua candidatura? C'è una grossa differenza tra D'Angelo e gli altri candidati a sindaco. Probabilmente gli altri puntano alla carriera politica, io invece punto solo a guardare e risolvere i problemi della città di Melito. La mia disponibilità è nota a tutti, faccio una battuta ogni volta che incontro i cittadini, il mio cellulare è sempre acceso 24 ore su 24, quindi grande disponibilità all'ascolto dei cittadini. Bisogna assolutamente recuperare il dialogo con i cittadini. Da quanti anni si interessa di politica? Da oltre 30 anni. Il motivo per cui una persona la dovrebbe scegliere rispetto agli altri candidati? A parte l'esperienza, la passione che metto nella politica. Quando sento dire che gli amministratori non hanno tempo perché devono curare i propri interessi, il proprio lavoro, la propria attività, allora dico è tempo perso. La politica e l'amministrazione delle nostre realtà deve purtroppo per loro occupare tutta la nostra giornata. Noi dobbiamo essere disponibili 7 giorni alla settimana e io lo sono stato nel passato, lo sarò a maggior ragione quando diventerò sindaco. In questi giorni ormai manca poco, no? Ma la campagna elettorale per un piccolo centro si fa porta a porta, diciamocelo molto serenamente. I media c'entrano, ma relativamente, perché ci si presenta, ci si va. Quanti caffè le hanno offerto finora? Decine di caffè. È una buona abitudine prendere il caffè con i cittadini, perché si ascolta la realtà dei fatti. Incontrare i cittadini per me oltre che un obbligo, anche un piacere. Ho incontrato cittadini che assolutamente avevano perso fiducia verso le istituzioni. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo recuperato il dialogo con i cittadini, al di là di quella che poi sarà la loro voglia di andare a votare per chi votare. La cosa importante è recuperare il dialogo con i cittadini. Il commercio melitese credo che abbia avuto una delle crisi più profonde da tempo immemorabile. Ricordo Melito, che era un centro vivo, c'era speranza in un futuro. Questa speranza penso che nel tempo sia un po' affievolita. Noi risorgeremo come melitesi soprattutto grazie al commercio. Stiamo mettendo in campo una serie di idee, soprattutto quella che stiamo curando con maggiore attenzione, è la nascita di un polo fieristico che non sarà limitato in un arco temporale di 10-15 giorni, avrà una funzione di tenere allertata e la popolazione e le attività commerciali e gli imprenditori tutto l'anno.
capirete che è un progetto estremamente ambizioso, ma porterà grossissimi vantaggi e sul piano economico, e sul piano culturale, sul piano sociale e anche a livello occupazionale. Noi dobbiamo essere una speranza per i cittadini melitesi. Carmine Azzetta, avvocato penalista, candidato con Pierino D'Angelo per quanto riguarda Melito. Sì, io sono candidato nella lista Insieme per Melito. Questa lista è formata da Terra Nostra e dal Popolo della Famiglia. Abbiamo fuso le energie, le forze di entrambi queste in effetti questo gruppo e abbiamo formato la lista Insieme per Melito. È una lista formata da giovani, è una lista che esprime tanta qualità di persone per bene, di persone oneste, che scendono in campo come cittadini attivi per contribuire, per essere determinanti al cambiamento reale del paese, che paese come Melito, paese di 40.000 abitanti, è stato amministrato non in modo adeguato e giusto, e quindi credo con forze nuove, energie nuove e con capacità di giovani con nuove idee si possa far migliorare questo paese. Siamo con il candidato Vincenzo Stravolo, sono candidato nella lista Insieme per Melito, che è composta dalla Civica Terra Nostra e il Popolo della Famiglia. Tra poco si parlerà di violenza di genere, mi diceva che lei è molto legato a queste problematiche, perché? Allora, io anche in passato, nelle mie esperienze politiche, ho fatto battaglie proprio in difesa di questa problematica che, ahimè, è ancora molto sconosciuta al popolo. E quindi il mio obiettivo, se eletto, sarà ancora quello di portare alla luce questa problematica, perché non è proprio possibile, se non inconcepibile, che ci siano questa violenza di genere nelle scuole, ma non esiste proprio. L'uomo è l'uomo, la donna e basta. Se ci fossero altri tipi di genere, sicuramente il buon Dio ce l'avrebbe fatto sapere. Al di là della considerazione sul convegno che andiamo ad affrontare, il perché si è candidato? Allora, io mi sono candidato perché nel mio passato ho fatto tante battaglie sociali e ritengo che Melito abbia bisogno di una vera svolta, deve dare un taglio netto con il passato, con le precedenti amministrazioni comunali che tutto hanno fatto fuorché il bene dei cittadini. Allora io voglio mettere la mia esperienza nel campo sociale, nelle battaglie sociali a disposizione del popolo di Melito, perché io sono convinto che il popolo va servito, non bisogna servirsi del popolo. Maria Sorrentino modererà un convegno sulla violenza di genere sulle donne, ma lei è anche candidata del Popolo della Famiglia, quindi una doppia funzione, un doppio ruolo. Questo convegno nasce già da un'idea delle psicologhe, mie amiche, e tutte quante insieme stiamo cercando di portare dei progetti verso il Popolo della Famiglia, verso il popolo, perché oggi la popolazione ha bisogno di aiuto in tutti i generi. Ci rendiamo conto di tante nozioni che la TV ci dà a proposito di persone che muoiono, persone che non riescono a venire fuori da quello che è il bullismo, da quello che è la violenza e tutto. Sicuramente ci sono tanti problemi sociali, ma la sua candidatura, lei mi ha sempre detto, io appartengo al popolo della famiglia e credo nella famiglia, anche perché lei è mamma di quanti figli? Sono mamma di 3 figli, quindi il mio già è un popolo, vero e proprio. Allora, il popolo familiare c'è tutto, allora lo lasciamo al convegno che modererà tra poco. Grazie. Sono onorato di stare qui con voi, perché oggi stiamo parlando di un argomento molto importante e delicato, qual è la violenza sulle donne. Io voglio testimoniare la mia presenza per dare anche il mio contributo a una battaglia sociale molto importante, e sia da cittadino che mi auguro anche da politico di poter contribuire, non dico a risolvere il problema, ma comunque ad affrontarlo. Io parlo da un punto di vista giuridico, in quanto mi sono capitati tanti casi dove le donne hanno subito tantissime violenze di tipo fisico e di tipo morale, e casi che purtroppo, ahimè, nonostante gli sforzi di vari centri di assistenza, le varie associazioni,
purtroppo negli ultimi anni si sono raddoppiate e triplicate, nonostante lo sforzo di tutti i presenti e delle varie associazioni. Il loro contributo è determinante, ma se non vengono coadiuvati e assistiti adeguatamente dalle istituzioni, nonostante i loro sforzi, i risultati purtroppo non potranno mai essere soddisfacenti. Io li ringrazio per l'impegno, prima da cittadino, so gli enormi sforzi che fanno, perché non è nemmeno facile affrontare argomenti del genere, perché parliamo di violenza, quindi donne che affrontano questo problema con grande determinazione, posso dire anche con grande coraggio, perché sono casi gravissimi di violenze subite dalle donne fino al decesso delle stesse donne. Dal punto di vista giuridico, la donna che subisce violenze sono soprattutto di tipo psicologico, non riesce più a autodeterminarsi fino alla perdita della capacità di intendere e di volere. Cioè la donna non è più essere umano, come se non fosse mai nata. Viene sottomessa, soggiogata, non ha più il suo pensiero, non ha più il suo pensiero, la sua volontà, e quindi e diventa vegetale, una persona che è soggiogata completamente, subisce ogni soccorso e violenza di ogni genere. E quindi questo non deve più capitare, questo non deve più avvenire, questo è un popolo, un paese si vede soprattutto dal suo senso di civiltà quando c'è, viene applicata nella realtà, nella vita quotidiana, la parità di genere. Solo tutelato dalla Costituzione, ma a me ciò non avviene nelle varie casi della vita quotidiana, così come nella violenza. Ripeto, mi sono capitati vari casi da affrontare, dove soprattutto questi casi di violenza si verificano nell'ambito familiare, vedi l'articolo 572 purtroppo è diventato un reato comune, dove i maltrattamenti si subiscono nell'ambito familiare, soprattutto dal convivente, dal coniuge. E la donna sembra un fatto naturale che subisce periodicamente, non riesce a denunziare per la paura, e però io invito le donne che subiscono questo tipo di violenze, posso garantirvi che i giudici, i magistrati, qua siamo a Melito di Napoli Nord, la procura, tanti amici che si impegnano tantissimo, e da questo punto di vista posso dire che i magistrati di Napoli Nord non applicano l'allontanamento dal coniuge, ma addirittura c'è un carcere molto, 2 anni, 3 anni, 4 anni, perché questi episodi si verificano non in modo isolato, ma addirittura anche nello stato di gravidanza mi è capitato, che subiva calci e pugni dal marito, e la pena arriva fino a 9 anni, e posso garantirvi a tutti quanti voi che in questo caso è previsto il carcere immediato. Quindi la legge è più repressiva da questo punto di vista, quindi invito le donne a denunciare, perché l'autorità giudiziaria svolge appieno il proprio compito e riesce a cercare di reprimere il fenomeno per evitare che questi casi si possano verificare, e la magistratura fa appieno il suo dovere. Io dico che, così come l'articolo 612 bis, che si parla di stalking, sono i casi, anche in questo caso sono aumentati, e portano addirittura la donna a cambiare le abitudini della propria vita, cioè per evitare di incontrare colui che la offende fa altre strade, evita di fare le stesse cose di prima, cambia le abitudini di vita, e voglio dire, per una donna diventa difficile proprio vivere, molto spesso si sente sola, ma l'aiuto della famiglia, della prevenzione che parlavo, delle scuole, delle istituzioni, bisogna avere il coraggio di denunciare, denunciare e denunciare. Noi siamo a fianco di queste donne. Grazie. Non vi nascondo che ho attraversato qualche momento di angoscia quando i ragazzi hanno fatto questa rappresentazione, perché poi era quasi una cosa che si toccava con mano. Poi fortunatamente è ritornato il sorriso anche a me, e anche grazie al maestro. Probabilmente, anzi sicuramente seguiremo durante il suo percorso, perché ognuno di noi qua ha bisogno di incamerare qualche tecnica di autodifesa, perché non soltanto, non soltanto le donne, ma ognuno di noi è soggetto ad attacchi di violenza. Caro Carlo Signore,
sei troppo buono nei confronti dei sindaci d'Italia e di un potenziale sindaco. Se i sindaci avessero la possibilità di decidere e di legiferare, probabilmente i comuni non attraverserebbero lo stato di crisi che attraversano in questo momento e sicuramente i tanti servizi che non possiamo, non si possono offrire ai cittadini avrebbero un'altra, i fondi avrebbero altre finalità più nobili, cosa che noi stiamo cercando di proporre attraverso anche il confronto con i cittadini, le cose che ci vengono chieste. Però dobbiamo sempre fare riferimento alle possibilità finanziarie che i nostri comuni, e particolarmente il comune di Melito, ha. E vi garantisco, almeno per l'esperienza che ho avuto negli ultimi anni, le risorse sono alquanto scadenti. Ma come diceva un saggio amministratore che è presente qui in sala, noi abbiamo delle priorità. Se in una famiglia c'è la possibilità di spendere solo tutto, noi dobbiamo stabilire quali siano le priorità. E siccome noi alla base del nostro programma abbiamo messo che dobbiamo andare incontro soprattutto alle categorie più disagiate, i diversamente abili, ieri abbiamo incontrato, abbiamo avuto il sostegno, ci siamo confrontati con i rappresentanti di due categorie nazionali, l'ANITA, Giuseppe Sannino e di Renzo, senza barriere. Oggi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e di imparare molte cose che probabilmente i politici non conoscono, perché sono questioni di carattere prettamente tecnico su cui c'è da riflettere molto, perché probabilmente ci sfuggono molti particolari. E come chiedevo agli amici ieri, gli amici, i rappresentanti di queste associazioni, io lo chiedo anche a voi: noi assolutamente abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra consulenza, perché noi possiamo dare un indirizzo di carattere politico, ma la vostra capacità, la conoscenza della materia è prettamente vostra e voi dovete coadiuvare coloro i quali domani andranno ad occupare i posti per dare l'indirizzo. Il politico dà un indirizzo di carattere, dà un indirizzo, ma dovete essere voi chiaramente un'amministrazione lungimirante, si avvale di collaboratori con certe capacità, e noi questo faremo, noi metteremo la nostra buona volontà, la passione, la grande disponibilità, ma dobbiamo avere la capacità di mettere insieme sinergicamente le nostre capacità ma anche le vostre, se no ci abbiamo fallito. Se pensiamo di essere autosufficienti, noi cosiddetti politici non andiamo da nessuna parte. Allora l'auspicio mio qual è quello che dopo la vittoria per Melito possa rinascere una nuova stagione. Guardate, abbiamo affrontato dei temi estremamente sensibili su cui abbiamo cercato di dare un taglio prettamente tecnico, e la questione di ieri per la disabilità e la questione di oggi, la violenza sulle donne. Però ci sono tanti altri problemi su cui noi dobbiamo riflettere. E io voglio lanciare un messaggio, una metafora, soprattutto perché circa 20 anni fa un urbanista mi insegnò una cosa di cui ho fatto tesoro, cercavo di farne tesoro. Disse: guarda, una città buia è una città che è soggetta a portare fuori violenze quotidiane. Cioè i cittadini in una città buia dove non c'è luce, anche artificiale, i cittadini la subiscono continuamente violenze, e probabilmente gli uomini in prima parte, i bambini in larga parte, ma soprattutto le donne. E nelle città buia, dove non funzionano i servizi, una città buia, le donne sono soggette a subire violenza quotidiana. Allora il messaggio che voglio lanciare,
che nella nostra città si dovrà aprire un punto luce tanto da illuminare le nostre coscienze per poter fare in modo di dare un volto diverso alla nostra città. Sono circa 15 anni che la nostra città vive in uno stato di degrado assoluto. Non è solo per l'incapacità degli amministratori, è perché manca, è mancata la passione. È legittimo che un amministratore, un sindaco, voglia anche aspirare a diventare deputato, consigliere regionale. Per un sindaco la prima cosa che fa è badare alle sorti della propria città, cosa che faremo noi. Io non ho nessuna intenzione di aspirare a un'altra carica, io ho solo intenzione di essere ricordato dopo qualche anno colui il quale ha risolto qualche problema mio. E sono convinto. Qualcuno mi potrà giudicare anche in modo negativo dopo gli anni in cui avrò amministrato la nostra città, però sicuramente nessuno mi potrà dire se è uguale agli altri. Grazie.